Il punto è, parliamo dei comuni, perché secondo me manca questa consapevolezza in noi. Che cos'è un comune? In che modo un comune ha un impatto sulla nostra vita? Cominciamo col dire che i comuni determinano la nostra vita dalle più piccole cose alle più grandi cose, dal momento in cui ci svegliamo al mattino e in cui andiamo a letto la sera. Per la verità, anche quello che facciamo da quando andiamo a letto la sera a quando ci svegliamo la mattina è materia dei comuni, perché noi abitiamo in case la cui dislocazione è decisa dai comuni. La tipologia delle case che abitiamo è decisa dai comuni. Se di notte nel letto ci arriva o non ci arriva il rumore da fuori del magari di una festa, cioè, è deciso dai comuni. Al mattino ci svegliamo, abbiamo problemi di parcheggio, di viabilità, è decisa dai comuni. Abbiamo la spazzatura per le strade, è decisa dai comuni. Le strade hanno le buche, è decisa dai comuni. Ci allaghiamo d'inverno, ci allaghiamo o non ci allaghiamo, dipende dai comuni. Hanno pulito o non hanno pulito i tombini. Cade un albero, distrugge un'auto e magari fa morti, è deciso dai comuni. Il sindaco ha come agente di governo in sede locale delle prerogative importantissime in materia di prevenzione sanitaria. La nostra salute dipende dai comuni. Ha le stesse prerogative in materia di sicurezza sociale. La sicurezza del nostro territorio, cioè se noi giriamo per le strade del nostro comune e ci sentiamo sicuri o no, dipende dai comuni. Le nostre scuole, dove sono ubicate, e quindi le bestemmie che al mattino diamo per la fila delle macchine, dipende dai comuni, ma posso andare oltre alla sicurezza dei nostri bambini, se il solaio gli cade sulla testa, dipende dai comuni. Nel comune vengono attivate le prime azioni di protezione civile, dipende quindi dai comuni. Quello che vi voglio dire è che in alcuni casi la vita e la morte dipendono dai comuni, ma scendendo di livello lo sviluppo economico vi potrà sembrare, ma dipende dai comuni. Noi lo abbiamo ricordato, io sono di Pozzuoli, al nostro sindaco c'è stato un momento in cui abbiamo avuto l'occasione di parlarci e di dirglielo, ci ha risposto: ma io non sono un imprenditore. Quello è un sindaco che non ha capito niente, perché lo sviluppo economico dipende in gran parte dai comuni. Dipende dai comuni in gran parte la modalità, la saggezza, l'abilità, l'onestà con la quale sapranno intercettare i fondi. Guardate, io adesso sono in Senato, noi governeremo, ok? Noi possiamo mettere in bilancio soldi da mandare ai comuni, ma se dentro i comuni ci sono persone o incompetenti o peggio, disoneste, che hanno già deciso a chi devono andare i soldi, voi di questo governo 5 Stelle non ve ne farete nulla. Sviluppo economico sono i fondi, ma per esempio immaginate un sindaco illuminato che potrebbe fare del vostro comune un polo turistico. Basta la volontà, basta la voglia, basta la passione. Tutto questo non lo vedremo se noi ci appiattiremo come al solito sulla solita modalità di voto. Ora io lo capisco, perché a differenza di altri paesi, tipo facciamo l'esempio della Finlandia, no? Dove non ci sono i rapporti caldi che ci sono da noi, quindi loro hanno bellissimi comuni che funzionano benissimo, ma poi tra di loro magari non si guardano in faccia. Quindi io lo capisco che la nostra vicinanza è un valore sociale. Però ragazzi miei, adesso, e lo dico a me per prima, lo dico in tutti i comuni, lo dico nel mio comune, è il momento di distinguere. È il momento di distinguere la vicinanza, l'affetto, la parentela, l'amicizia, il bene che vogliamo al vicino dalla politica. Io spero che
noi siamo abbastanza maturi in questo momento, se abbiamo capito l'importanza della politica comunale. Guardate, paradossalmente noi possiamo fare a meno dello Stato ma non del Comune, tant'è vero che c'è stata un'epoca storica nella quale non esisteva lo Stato-Nazione ma esistevano i Comuni. Se noi capiamo questo, quando verrà il vicino, il cugino, il parente, se con molta grazia io vi invito me stessa, ormai lo faccio da anni, se con molta grazia possiamo rimandarlo a casa dicendogli ti voglio bene, poi ci prendiamo il caffè, pranziamo insieme, facciamo Natale insieme, ti voglio bene ma te allora torna, perché la politica è una cosa seria. Perché la politica è una cosa seria. E io non vi dico nemmeno, perché sarei una disonesta a dirvi dovete votare per i 5 Stelle. No, io vi sto dicendo votate per coloro che sapete che si sono sempre occupati con sincerità e passione di questo territorio. Non solo dovete votare, ma avete... Ma avete a mio avviso la missione, ve l'affido, guardate, ve l'affido con tutto il cuore, perché noi possiamo fare tanto, andiamo per le piazze, parliamo, però adesso tocca a noi, perché questo è il vostro territorio. Voi questa saggezza la dovete diffondere, non dovete solo votare per persone appassionate e serie, dovete spiegarla questa cosa, dovete spiegare che se mandiamo in comune un manipolo di parenti e amici, voi avrete sempre la stessa vita, la stessa qualità della vita. Quindi io chiudo perché siamo in tanti e vi lascio agli altri. Voi avete votato al 67% per il movimento. Non è un plebiscito, è di più, lo direi con le parole di un grande poeta che ha detto un urlo barbarico. Cioè voi avete urlato, avete detto cambiamento, avete detto siamo pronti. Non ne possiamo più con la storia del passato di questo paese, vogliamo andare avanti. Ora, per realizzare la stessa cosa in questo comune, dovete avere non il coraggio, perché lo avete già dimostrato, la saggezza di capire il rapporto tra il voto comunale e la vostra vita e di raccontarlo. Se lo farete, darete un voto libero e la vostra vita sarà diversa. Io vi ringrazio.